Mister Daderio, arriva un KO dopo quattro risultati utili consecutivi contro un buon Castelfidardo. Avete provato fino alla fine a riprenderla? Sì, primo tempo ci hanno messo sempre in difficoltà sulla velocità, su questi lanci lunghi alle spalle con gente molto veloce, molto abile. Poi nel secondo tempo è stato, diciamo, l'opposto, abbiamo fatto noi meglio, però insomma, riprendere il 2-0 è stato difficile, non ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo tentato fino all'ultimo secondo. Francese è entrato molto bene. Sì, Francese è entrato bene, è un periodo che sta bene, se giochiamo con una punta o due punte c'è diversità e quindi ci sono tutte le possibilità, noi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni, oggi abbiamo trovato quest'altra soluzione e Francese ha dato un buon contributo. Squalifica del campo, si sa dove si andrà a giocare? Io non sapevo neanche che ci stesse la squalifica perché prima della partita non lo sapevo, ora verificheremo, intanto ci abbiamo altre partite da fare, poi quando ci tocca, intanto abbiamo tre partite fuori casa e poi vedremo dove si andrà, dove giocheremo, da qualche parte giocheremo, insomma, sicuramente. Mister Lauro, tre punti importantissimi, agguantate il primo obiettivo stagionale con questa vittoria contro la Vastese, non era facile? No, non era facile per niente, però siamo partiti molto bene, anche secondo me giocando molto bene all'inizio, avendo il pallino del gioco, poi abbiamo trovato il gol, poi loro sono venuti un po' fuori e hanno fatto la loro partita, obiettivamente non ci hanno impensierito tantissimo, nonostante secondo me sono un'ottima squadra la Vastese, poi il secondo tempo siamo andati in vantaggio con rigore e dopo la partita l'abbiamo un po' gestita, nonostante comunque ci sono state delle situazioni dove sia noi che loro potevamo fare gol, però la partita, dico, secondo me è una vittoria abbastanza meritata per noi, anche in 10 soffrendo per un bel po', un quarto d'ora, 20 minuti, non so quanto mancava, e i ragazzi sono stati bravi e li abbiamo limitati e non ci hanno mai, diciamo, impensierito poi più di tanto, se non con delle mischie, giustamente. Diversi episodi da Moviola, tutti giusti? Non lo so, dai, due rigori penso siano, ci possano stare tutti e due. Il secondo è stato bravo l'attaccante, è stato scaltro, il difensore ha sbagliato chiaramente. Dai, si possono stare, secondo me, tutti e due alla fine.